CIGEP 2023, ci troviamo allo stand di Molini Dalla Giovanna e ci troviamo in compagnia del maestro Iginio Massari. Maestro, benvenuto. Grazie, un grande saluto al pubblico. Che dire, siamo nel tempio della tecnica, delle materie prime. Siamo in un posto dove il professionista non può evitare, se vuol rimanere a galla, anzi progredire attimo per attimo. Qua siamo al Mulino Dalla Giovanna, dove una squadra, un'equipe fatto di donne e uomini che ingigantiscono il nome dell'italianità, un'azienda che ha conquistato 54 paesi nel mondo, che è presente con oltre 450 referenze, penso che sia inimitabile per la concezione e per il tipo di qualità che propongono ogni giorno. Qualità che nel frattempo utilizza anche lei per le sue creazioni. In tanti mi fanno la stessa domanda. I suoi dolci sono assolutamente bellissimi, sono ai limiti della perfezione e sono anche certamente buonissimi, soprattutto per coloro che ne possono gustare la qualità. Ma come nascono queste creazioni, maestro? Allora, prima vorrei dire una cosa, che i dolci belli e buoni sono talmente belli e buoni da farsi amare di chi li detesta, perché è la capacità individuale e professionale di incantare le persone. I dolci fanno parte del mondo sacro e profano che ogni giorno affrontiamo e un piccolo tocco di trasgressione aumenta quello che è il progresso. I dolci propongono un progresso e uno sviluppo accattivante e ci fanno sentire protagonisti di quella che l'umanità non ha ancora capito tutta, la capacità di sorridere. Ma i dolci serve, al di là delle buone farine che Dalla Giovanna riesce a proporre ogni giorno, modificando la qualità all'esigenza dell'uomo, riesce a dare quel tocco magico e quell'informazione culturale che altri non sanno fare. Che dire, io amo le farine Dalla Giovanna. E amo al punto da poterle utilizzare tantissimo anche per le sue creazioni. Maestro, grazie, non dimentichiamo che uno delle linee guida che bisogna andare a seguire il percorso del maestro è la formazione. La formazione è quella su cui lei ha puntato per tutta la vita ed è quello che lei consiglia a tutti coloro che desiderano intraprendere con successo questo mestiere. Qua mi rivolgo ai giovani. Dico che il mestiere, se uno ce l'ha, è una ricchezza che non l'abbandonerà mai. I soldi vanno e vengono, ma il mestiere che ti rimane ti dà sicurezza ad affrontare la vita in ogni momento. I giovani devono capire anche un'altra cosa, che non devono comprare la macchina bella in laboratorio perché piace a tutti, ma se comprano la tecnologia nel laboratorio, dopo 5 anni di macchina ne comprano quante vogliono. Maestro, grazie. Grazie a voi, grazie al Mulino Dalla Giovanna, grazie a lei di avermi invitato in questa stupenda trasmissione.